Allora, Presidente Marino, si è chiuso il campionato in bellezza, si è realizzato questo sogno di portare il calcio a 5 a Rossano in Serie A2. È stata una stagione fantastica, soprattutto per il fatto che non era assolutamente programmata questa stagione. Noi siamo partiti con l'idea di fare un bel campionato, strizzavamo l'occhio alla Coppa Italia e ci siamo riusciti pure, solo che lì in quel momento, quando dopo quella partita che abbiamo perso in maniera non meritata, lì secondo me c'è stata la svolta di tutta la società e la svolta dei ragazzi che hanno deciso di regalarci questa bella e splendida vittoria. Infatti hanno fatto un campionato strepitoso, hanno terzo posto, finale 8 e poi questi playoff da imbattute. Playoff condotti alla grande, chiaro che poi le ultime due partite, quella riccia soffertissima praticamente per le condizioni ambientali, e questa qui del Marcianise andata e ritorno è stata una battaglia perché anche loro meritavano come noi di passare questo turno in Serie 2. E la cosa più bella che mi hanno lasciato questi playoff è conoscere questa gente di Marcianise, conoscere questa società, questa grande società che spero l'anno prossimo presenti la domanda di ripescaggio per essere con noi, perché è una società che merita anche i grandi palcoscenici, come speriamo di meritarli noi l'anno prossimo. Cioè, vincere il campionato è segno che alle spalle c'è una grande società, perché fa progetti seri con gente seria. Quest'anno si è deciso di cambiare allenatore, c'è stata una doppia conduzione tecnica, è fatto una squadra. Grande famiglia, io la chiamerei grande famiglia, non è una società, perché noi tre più Pasqualino, non dimentichiamoci Pasqualino, il fondatore di questa bordello, di questa odissea. È una grande famiglia, non è una società, perché noi comunque durante la settimana, complice anche questa grande crisi economica che c'è durante la settimana, quindi siamo concentrati sul lavoro, sulle nostre aziende, e quindi poi il venerdì ci ritroviamo tutti insieme, insomma, come molto affiatati, molto amici, proprio per divertirci, per puro divertimento, insomma. È chiaro che poi, essendo degli imprenditori, le cose piacciono farle bene. Di conseguenza anche questa famiglia cercando di organizzarlo al meglio, di essere uniti e compatti, e soprattutto nella selezione dei calciatori di tutto lo staff, che colgo l'occasione per ringraziare, per Luigi, Massimiliano, Mazzarella, il dottor Po. Ringrazio quelle persone, il team manager, Antonio De Fossa, ringrazio quelle persone che magari non si vedono, che lavorano nell'oscurità, ma hanno dato un grande apporto affinché questo sogno si realizzasse.